Nella sesta giornata del girone F di Serie D, la Vastese compie il colpaccio espugnando il Vincenzo Savidini notaresco per 1-2. Decisive le reti nel finale di capitani Di Filippo e Di Alessandro, a ribaltare lo svantaggio iniziale siglato da Pampano. 3 punti d'oro per la rincorsa alla salvezza dei biancorossi, che raggiungono il primo successo in campionato. Stop inaspettato per il notaresco, che deve stoppare il volo d'alta quota dopo 7 punti nelle ultime 3 gare. Con le immagini di Emiliano Gigliotti passiamo agli highlights della partita. Dopo un inizio di match piuttosto equilibrato, il primo tentativo in porta è per la Vastese con Agnello al quinto, si distende bene Sciba. Il notaresco risponde poco dopo con uno schema da calcio piazzato, che però si spegne sul fondo. Prendono campo i biancorossi, che trovano coraggio sempre con Agnello. Serve una prodezza di Sciba per disinnescare il bolide del centrocampista numero 8. Dall'altra parte è Pesce ad andare vicino al bersaglio grosso, ma in posizione sbilanciata spedisce a lato. Al 34esimo, però, la Vastese sfiora il vantaggio. Cross della sinistra di Sansone, Agnello si coordina bene ed in girata volante coglie il palo a Sciba battuto. A rientro dagli spogliatoi cambiano subito marcia gli uomini di Epifani, prima con Blando che spara alto e poi con Pampano, il quale al 52esimo porta in vantaggio i suoi. Ben servito da Valenti, il numero 11 rosso-blu infila di Rienzo con una conclusione ben farda che gonfia la rete. Gli ospiti non ci stanno e provano subito a reagire. Ben servito Alonzi, sterza bene, ma impatta contro il Super Sciba. Gli assalti dei biancorossi, sbilanciati a trazione anteriore, inizialmente non sortiscono gli effetti sperati, ma nel finale, con precisione all'84esimo, gli uomini di Tadderio colgono il pari. Sugli sviluppi di un corner incorna perfettamente Capitan Di Filippo, che punisce un incolpevole Sciba. Dopo tanti sforzi, il meritato pareggio galvanizza la Vastese, che qualche minuto più tardi addirittura la ribalta. Azione insistita dalla sinistra, cross a rimorchio per Agnello che colpisce male, il pallone carambola sul palo e da 2 passi è più l'astituto Alessandro ad appoggiare in rete. E l'acuto vincente che graffia e chiude la partita. Dopo 6 minuti di recupero, nei quali non succede più nulla, il direttore di gara pone fine alla contesa. Al notaresco tanto amaro in bocca, alla Vastese, la rivincita di Coppa Italia che può aprire un altro campionato. La squadra è stata molto determinata, è stata molto applicata e quindi mi aspettavo qualcosa, prima o poi qualcosa doveva succedere e devo ringraziare questi ragazzi che in queste 3 settimane molto difficili per me sono stati sempre vicino. E dopo queste 3 settimane la mia educazione e il mio rispetto mi impone il silenzio e mi impone di rispettare Vasto e questa società. Perché in questa settimana ho sentito 1000 soluzioni tattiche, 1000 situazioni che non ci dovevano essere, mettendo in dubbio un lavoro svolto per mesi e non parlo oggi perché abbiamo vinto col notaresco, parlo perché mi hanno fatto veramente male. Però devo riconoscere a questa società che mi è stata sempre vicina. Io ho sempre variato modulo, non lo devo dire a nessuno perché faccio l'allenatore da 500 partite in panchina e non devo spiegare nulla a nessuno. Abbiamo perso giocando male. La domanda che mi devo fare io è capire subito perché ci sono stati questi 2 blackout con Trastevere e con la Vastese. Però per quanto riguarda il pubblico mi dispiace perché lavoriamo tutti i giorni seriamente, facciamo tutte le cose per cercare di far rendere la squadra al massimo, ma anche i ragazzi non vogliono fare questo tipo di prestazioni. E forse ci aspettiamo un pochettino più di calore qui, però andiamo avanti, lavoriamo e sarebbe un paradosso giocare in casa e soffrire la pressione. In casa dovrebbe essere più facile giocare con l'apporto e il supporto dei tifosi e invece questo non sta accadendo. Io qualche domanda me la faccio, mi dispiace, però credo che questi ragazzi non meritano, perché non meritano questo tipo di trattamento a fine partita. Penso che non lo merito nemmeno io, ma a me che dicono le parole a me mi interessa poco, perché poi io lavoro e se devo prendere parole è meglio che le prendo io che i ragazzi, però non deve essere un alibi, ma il Savini dovrebbe diventare un fortino, ma il fortino diventa con l'aiuto di tutti, non solamente della squadra.